sono tante armi in questa season, ma queste sono le migliori da usare per vincere. Saluto le leggende che usano il codice Callari. Attiriamo ragazzi qua opulenza oscura, perché signori, qui ci sono le prime armi perfette per vincere la partita. Ok, abbiamo già uno start decente con delle piccole cure, un pompa buono e un bell'assalto. Chiudiamo qua la torretta. Ok, mitragliette ragazzi, questa qua è già la prima arma assurda di questa stagione. Fanno tutte schifo queste qua ragazzi, incredibile. Quindi dobbiamo andare a trovare un altro bolt. Oh, siamo stati un po' sfigati ragazzi, ma non ci interessa perché noi non ci arrendiamo mai. Never back down, never what? Never give up. Ragazzi, muoviamoci verso l'insenatura, perché lì potremmo trovare un'altra arma delle principali del loadout migliore della season 4. Usiamo queste macchine che sono assurde ragazzi, queste macchine sono veramente spaziali. Fuoristrada danno un po' di fastidio perché non sono molto maneggevoli, però guardate qua ragazzi come si prendono avanti questo Sasuke. Bam. Boom, morto. Muori, 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 muori. Morto uno, ok. Non mi aspettavo un team ragazzi quando ho uscito questo Sasuke. Morto, morto. Dai, muori. Che realtà non eri morto. Muori. Perfetto, boom, kaboom. Uno squad wipe, ragazzi, assurdo. Ragazzi, siamo di nuovo in safe con 104 di mattone, ma con un fallimentare viaggio verso insenatura. Dobbiamo semplicemente aspettare adesso che arrivi l'isola per la prossima arma migliore del gioco, ragazzi. Avete già capito qual è. Ci servirebbe semplicemente l'assalto e dobbiamo sperare di ottenerlo dai nostri nemici. Ma ragazzi, questo assalto è così forte che ovviamente qualcuno l'ha preso. Eccoci qua, ragazzi, dirigiamoci verso l'isola. Una cosa che dovete fare assolutamente però prima di andare sull'isola è, ovviamente, tenere questo shieldone nel caso vi serva shield, ma poi eliminare sto brutto qua, ragazzi, che vi dirà dove sta la tempesta. Guardate qua, eliminiamolo, eliminiamolo. Boom, 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 bam. Bam, morto il mazziere. Ci prendiamo il succo Lorenzo. Oltre a questo, ci prendiamo questa schedina, ragazzi, qua, che se la andiamo a mettere in questa torre, ci fa scaricare tutti i dati della tempesta. E possiamo vedere, guardate qua, le prossime safe, che starà qua. Quindi dobbiamo andare subito verso l'isola e poi andare in safe. Oh mio Dio, l'ho quasi ammazzato giro, ragazzi, questo Jujutsu Kaisen. Mamma mia, quanto l'odio, quanto l'odio. Non toccare, hashtag non toccare zinc. Morto con una spintarella, ragazzi, quanto è bello il razzariete. Sinceramente basta questo per essere il miglior loadout della season. Eccola qua! Sì! Sì! Come? La pistola a tamburo di Mida. E adesso chi ci ferma? Chi ci ferma? Nessuno, ragazzi, ci ferma. Ci ferma nessuno. Al di lì forse qualcuno lo ferma, però non sicuramente a me. Morto, un altro con una spintarella, ragazzi. Callari King della spinta. Oddio, ho fatto una cagata. Ok ragazzi, non fate quello che ho fatto io. Ma però ho ammazzato anche un pollo, bellissimo. Ficcati nel rift. Andiamo sull'isola da Zink, che ha già pensato a tutto. Prendiamo il nostro pompa e abbiamo un loadout migliore, ragazzi. Abbiamo un loadout migliore, eccolo qua. Al posto della pistola tamburo, ragazzi, potreste anche usare l'assalto di fondazione se volete giocare un po' più da lontano. Però questo loadout, ragazzi, è assolutamente il migliore. Infermabile da vicino e devastante da lontano. Ragazzi, mettiamoci su questo trespolo, su questo albero, e aspettiamo le nostre prede ignare. Dove sta? Oddio. Cadi, 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 cadi. Morto 14. No, scherzo, non è morto. Perché dico morto se non è morto? Sì, non sta nulla. E voi che si è sentito? Ma dove è uscito? Ma dove è uscito? Non lo so. Cosa vuoi? Quanto vedo? Sì, mi serve una mano. Anche grande come mano. Sta da 4? Vuole morire! Con il succo Lorenzo, perché non me l'ha fatto? Dio mio! Regola numero uno, ragazzi, mai fidarsi di tutto quello che vedete online. Anche di Callari, che ha detto che la Tommy Gun era l'arma più forte del gioco, quando in realtà fa schifo. Mi sono sbagliato, lo so, capita, ragazzi. In questa partita andremo a vedere il vero loadout migliore della season. Solamente questa persona decide di morire. Ma questo qua mi spacca il cespuglio da sotto. Maledetto infame. Oddio, Apollo, muori! Prendiamo questa. Bisogna buttare qua sotto. Dall'altro lato doveva andare. Attenzione, ragazzi, delle persone sono già passate di qua e hanno già derubato il tutto.
Ti ha preso la scheda, perfetto. Devo rebuttare. Nessuna problematica trovata, ragazzi. Qua stiamo molto sfigati. Non possiamo fare il loadout migliore, però possiamo andare a suite, ragazzi. E nel frammento cercare qualche arma decente, se la macchina non si incastri, madonna mia. E Watt ha esplorato una pompa di gas in mezzo alla strada. Fantastico. Facciamo fuori un'altra volta i tipi della tempesta, che ci danno finalmente il succo Lorenzo. Andiamo a prendere i dati della tempesta. Eccola qua, perfetto. E adesso possiamo andare verso suite sanguigna, ragazzi, a sperare che troviamo le armi che ci interessano. Anche se ci interessa solamente un'arma, l'altra spona sull'isola, come sappiamo. Ci vediamo anche il primo fucile pesante, ragazzi, che va a baffare il nostro pump ancora di più nel primo colpo. E adesso dimmi che lui va a preso le armi mitiche. Dimmelo, per favore. No, perché il volto non è lootato, ragazzi. Ci prendiamo il mano lesta, perché abbiamo qua la mitraglietta, ragazzi. Eccoci qua. Facciamo fuori il boss, che tanto ci dà tipo un'arma schifosissima. Questo qua ci dà il DMR mitico, ragazzi, che fa pena. Però comunque possiamo. Cosa ho preso? Volevo prendere la carta io. Ridammi questo. Adesso qui fa tutto schifo, ragazzi, incredibile. Possiamo riuscire direttamente fuori e farlo anche abbastanza velocemente, perché c'è la tempesta. Boom, siamo scappati. Oh, attenzione, attenzione qua, madonna mia. Mi stavo per far saltare in aria. Guardiamo che il cappellone esplode. Abbiamo un bel bottazzo qua, che ci può intrattenere fino a quando non spona l'isola. Un altro bel bottazzo qua. Attenzione al cappellone che esplode. Non gli ho fatto danno. Come? Vabbè, non ci interessa, basta che l'abbiamo ammazzato. L'isola è finalmente spawnata, ragazzi, tipo lontanissima però. E ci sono dei rompi qua dietro, ragazzi, che speriamo che almeno abbiano dei colpi piccoli. No, lo sca... Vabbè, che fortuna. Oddio, dove sono andato? Ho spawnato tipo tutto. Aveva colpi piccoli, che ce l'aveva, questo mi interessava. L'isola, dobbiamo andare all'isola, C'erano altri amici di quelli... ingappato. Però noi non li... penseremo, a meno che non riusciamo a ammazzare da qua. E quanto è forte sta mitraglietta, ragazzi. Ma diventerà ancora più forte appena riusciamo a prendere il nostro pompazzo mitico. Tiriamoci subito il succo. Facciamo così. Oh mio Dio, mi ha sfondato. Oh mio Dio, come fanno ad avere sta mira? Anzi tu qui. No, la torretta. Dove stanno sti qua? Che li vedo qua sopra? Questi infami, ragazzi, sono riusciti pure a scappare. Quindi non possiamo prendere il nostro pompa bellissimo. Possiamo spaccare questo bot. Che aveva niente. Non aveva assolutamente niente. Quanta gente sta. Quindi, ragazzi, cosa facciamo adesso? Visto che stanno tutti quanti tipo qua, mi vado a mettere direttamente qua, ragazzi. Vado a mettermi direttamente qua, che stiamo vicino alla safe. Anche se sono tutti morti, come è successo? Ok, uno sta qua. Muori, per favore. E uno contro uno. No! Ok, fate finta, ragazzi, che il mio pompa è mitico. E questo qua è il loadout migliore della stagione. Pompa mitico, assalto di fondazione, mitraglietta a tre colpi. E abbiamo fatto. Ovviamente il perk della tempesta, ragazzi, questo qua è utilissimo. Ma adesso lui è la mia prossima preda. Ok. Oh mio Dio, quanto danno fa sto pompa da lontano. Boom! Non c'è mai nemmeno il pompa mitico. Però, ragazzi, abbiamo vinto. Fate finta che il mio pompa era mitico. Questo è il miglior loadout. Iscriviti, ciao!